Benissimo, lei giustamente sta parlando di personalità. Volevo chiederle, per giustificare questo momento della Roma, una squadra che sembra essersi sciolta come neve al sole in quest'ultimo mese, quanto hanno influito il gesto scellerato di De Rossi a Genoa e la sconfitta in Coppa Italia, e se lei rimetterebbe in campo quella formazione? Grazie. Ma devo dire la verità, che al di là di quella formazione, la squadra mi sembra che abbia giocato in maniera differente col Torino, per quello che ha creato e per quello che ha fatto. Per quello parliamo anche di prestazioni differenti, perché sennò io non posso basarmi solo sul risultato. Quella di oggi è una prestazione, dal mio punto di vista negativa, caratterialmente, col desiderio di magari una squadra un po' disunita. In altre situazioni, al di là di chi ho fatto giocare, al di là di chi ho fatto giocare, è un'altra squadra, è stata un'altra prestazione. Pure è normale che parte da lì, però è un punto di riferimento. Mi dispiace, vi dico, mi già veramente le scatole aver perso col Torino, perché un po' condivido quello che sta dicendo, nel senso che da lì è un po' partita una squadra che è tornata un pochino indietro, o perlomeno ha fatto anche delle buone prestazioni, ma dal punto di vista della determinazione, del desiderio di arrivare al risultato, mi siamo mancati. Però questa è una cosa che mi fa anche un po' rabbia, perché l'avevamo trovata, perché perdere? Perché alla fine abbiamo preparato, abbiamo lavorato anche di più in queste settimane, dal punto di vista difensivo. Oggi, per dire, in due o tre situazioni, paradossalmente uno scappava e uno saliva, cosa che avevamo invece lavorato benissimo nell'ultimo periodo, anche quando abbiamo avuto meno tempo di lavoro. E allora dov'è la differenza? E allora noi dobbiamo ritrovare energie nervose, mentali, per poi cercare di ripartire e cercare di tornare ad essere quelli di prima. Però oggi posso trovare giustificazione, non ne posso trovare, sta solo zitto, cercando di dare delle spiegazioni che siano perlomeno vicine, ma in questo momento ci abbiamo imboccato tutte le mani. Primo io, e cercare di capire dove poter andare a lavorare per migliorare.